Ciao a tutti e saluti dal vostro De Valma sul canale Parisi da Cattoni. Come avevo annunciato poco fa sul canale Telegram, è uscito un nuovo money glitch che si può fare completamente da soli. Io sinceramente, siccome che non ho molto tempo oggi, non ho fatto tante prove. Ho usato, che servono anche i requisiti, la base operativa e il garage che ha specificato l'altro youtuber da cui ho copiato il video. Allora, praticamente bisogna avere la base operativa. I glitch io l'ho fatto a un garage dei posti, ho comprato questo per fare i glitch, ho usato le sue stesse cose. La base operativa ci sono le pale eoliche, quel garage lì a due posti. Anche se avete altre macchine, raga, ve li mette in deposito, quindi avete problemi. In quel garage che avete visto ci mettiamo l'ultimo spawn, che adesso scena way si chiama, e su all'interno due faggio, due RH, quello che volete voi. Base operativa deve essere piena e la retro custom deve provenire da un altro garage, quindi abbiamo bisogno di due garage e della base operativa. Ci dirà che la base operativa è piena, noi prendiamo subito X, tasto opzioni, e andremo subito a trovare una nuova sessione. Quando saremo nella nuova sessione, praticamente spawneremo in quel piccolo garage dei posti con le frecce per posizionare il veicolo. A questo punto premiamo solo la freccetta dove vogliamo mettere la macchina e il tasto X e la macchina sarà duplicata. L'altra resterà nel suo garage di provenienza. Ad esempio, se abbiamo l'ufficio, la retro custom resterà nell'ufficio, apriamo la copia all'interno del piccolo garage. Vi ricordo, mi sono dimenticato di dirvelo all'inizio, bisogna avere per forza la tag personalizzata, perché ogni copia della macchina avrà la stessa tag. Potete anche provare su diversi garage, la base operativa penso io sia indifferente dove si trova. Poi fatemi sapere nei commenti se funziona con altri garage. Purtroppo, come ho detto, oggi ho poco tempo e non ho potuto fare altre prove. L'ho fatto subito appena possibile per farvelo vedere. Qui vi faccio vedere appena entrato una nuova sessione, avendo lo spam qui, vedete, mi dice di sostituire un veicolo, e qui abbiamo la nostra RH custom, la nostra LG custom. Mi raccomando, ripeto, targhe personalizzate è importantissimo, perché altrimenti avrete delle copie, se quelle copie che non invendibili, cioè se ne vendete una vi dà subito il blocco di 30 ore. Quindi raga, se non avete la tag personalizzata non iniziate proprio a fare i glitch, perché perdete solo tempo. Qui vi faccio vedere che la macchina, la mia RH8, proveniva da un altro garage. Qui c'è la copia. Adesso direttamente da qua prendo, vado di nuovo alla base operativa e rifaccio il glitch staccato. Ripeto, raga, se mi fate il piacere di provare su altri garage a 10 posti, se funziona, non lo so, perché l'ho fatto veramente di furia il glitch per questo. Adesso faccio vedere la targa, vedete che è retto. Quindi con questo è tutto, vi lascio il resto del gameplay. Un abbraccio a tutti e ci sentiamo alla prossima. Ciao, e fate i bravi, che vi controllo. Ciao. Individual, comes around and looks at digital.